Rita Severino. La festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre. Esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica. Grandi firme, uomo e donna. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Buonasera, benvenuti a un nuovo appuntamento con il nostro 60 News. Approfondimento, aggiornamento tutte le sere dalle 19 alle 20, escluso il sabato. Il sabato ci si dedica intanto ai libri con Gervasi e poi all'approfondimento delle notizie della settimana. E da qualche settimana è pure partito il pronostico delle partite di calcio con scommettendo con Samuele Lombardo. Bene, adesso ci occupiamo, dico subito, dell'argomento perché abbiamo tanti argomenti da sviluppare assieme a chi, ve la presento subito, Antonella Ierace, che è il capo della protezione civile di Caulonia. Uso questo termine così come tanti termini si possono benissimo dedicare. Sì, anche perché siamo a qualche giorno dal secondo raduno regionale delle protezioni civili di Calabria, per l'appunto, ed è stata una tre giorni alquanto interessante e articolata, perché poi la formazione è fondamentale in quello che è il lavoro di questi volontari, molti dei quali ovviamente disarmati o a disconoscenza totale di quale deve essere il primo, secondo, terzo intervento, quale che sia. E poi anche per tutta una serie di iniziative che sono state realizzate in quest'ultimo tratto e che vorremmo tornarci e vedere un po' anche l'utilità che hanno lasciato. Quindi protezione civile questa sera, non mancheremo sul finire, anche perché è impegnata anche in politica l'ospite di questa sera. Non eravamo preparati, non l'avevo preparata in questo senso, ma qualche domanda me la concederai, anche perché ci sono questi altri temi di strettissima attualità, nel quale per esempio il ponte Allaro, che sta guadagnando la centralità delle testate, non soltanto calabresi. Bene, come dicevo, iniziamo subito, benvenuti, e subito, ma proprio l'ABC, dato che c'è il tempo possiamo farlo tranquillamente, quindi cos'è la protezione civile? Innanzitutto buonasera e grazie a Pino Gagliano per l'invito, anche perché ha scelto un tema di grande attualità e soprattutto nella regione in cui ci troviamo. È di grande utilità. Appunto, sicuramente sì, mi occupo di volontariato da tantissimo tempo e gestisco quello che è il gruppo, insieme a tantissimi altri volontari, il gruppo di volontariato appunto a Caulonia. La protezione civile è un tema di grandissima attualità appunto perché la regione Calabria è una delle regioni più esposte ai rischi naturali, purtroppo, quindi riguardanti il discorso alluvioni, terremoti e quant'altro, quindi impegnarsi in maniera attiva e formarsi costantemente è una delle prerogative più importanti affinché noi siamo pronti a confronteggiare queste evenienze e queste emergenze. Dopo le forze di polizia ovviamente, il primo ovviamente comparto. Certo, noi facciamo sempre ed esclusivamente un'assistenza
alla popolazione, alle persone in difficoltà in caso emergenziale, quindi per quanto riguarda terremoti, alluvioni, maremoti e quant'altro. Comunque professionale. Certo, perché certo. Poi tutto quello che fate serve appunto a professionalizzarvi. Sì. Ma io sono anche protezione civile. Certo, sicuramente sì. Questa è la cosa più bella, il messaggio. Anche se non sono iscritto a nulla o non partecipo. Il messaggio che deve passare è proprio questo, che ogni persona è già parte di, fa parte della protezione civile, ogni persona può essere un volontario, lo è già, magari anche tante volte è insaputa, anche nel momento in cui facciamo dei semplici gesti, quindi di andare a dare una mano, ci di soccorrere qualcuno, vicino, d'aiuto, noi stiamo comunque facendo attività piuttosto di protezione che gridare civile. Semplicemente al lupo, esatto. Al lupo, se magari interveniamo. Il discorso modo. Di essere organizzati all'interno di un'associazione, ecco. È quello appunto di arrivare preparati e organizzati a fronteggiare quello che sono le emergenze, anche perché noi svolgiamo quotidianamente attività di formazione. Siamo molto avvantaggiati perché c'è un sistema regionale che in questo momento ci sta fortemente supportando da questo punto di vista, sì. Quindi facciamo costante formazione, fanno sì che quindi i volontari siano pronti a intervenire, anche perché per poter dare una mano e aiutare gli altri dobbiamo mettere prima noi in sicurezza e successivamente anche le persone, per non creare ulteriori danni. Dunque, prima abbiamo visto tre figure, possiamo, sì, dire di chi si tratta? Sono volontari? Sono dei volontari che mi hanno accompagnato. Ti ho voluto fermare prima, ecco. Che mi hanno accompagnato, sì, sono ragazzi molto volenterosi, li ringrazio, anzi colgo l'occasione per ringraziare oltre che loro che sono qui con me, ma soprattutto tutta la squadra. Sono dei ragazzi fantastici, disponibili notte e giorno quando vengono chiamati, non c'è nulla da dire, devo essere onesta. Sono, anzi, mi ritengo tra l'altro anche fortunata ad avere una squadra così su questo. La prima cosa che bisogna avere è la passione. Sì, questa è la cosa principale. Così come in ogni cosa. La passione, sì, io il discorso del volontariato è un discorso che mi porto dietro da quando ero ragazzina, sì. Ho sempre prestato volontariato in tanti istituti particolari con i ragazzini, i bambini, ahimè anche in ospedale, in dare supporto a malati purtroppo oncologici, sì. Quindi non c'è cosa più bella di un grazie, altri, non sì. C'è cosa più bella di un grazie, di quando ho chi che chiedono comunque aiuto, ti ringraziano, cioè quella è una delle se uno delle le sente, se uno lo sente l'arricchimento, bene, quella, certo. Quella insomma. Alla fine bisogna stare bene con se stessi e esatto. Quando fai del bene agli altri, tributo. Almeno per quanto mi riguarda e sicuramente per i ragazzi che ci stanno nella nostra squadra, è un qualcosa che ci soddisfa tantissimo. Quindi. Bene, la vostra squadra da quanti è composta, di quali mezzi è dotata e quant'altro? No, è una squadra abbastanza è un gruppo nutrita. Storico, Sì, sì. Sì, sì, se sì. Vuole può fare anche un po' di storia. Sì, 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 è un gruppo storico perché comunque sono ormai 10 anni insomma, che operiamo, collaboriamo sul territorio, siamo a disposizione del territorio, soprattutto dico nel nostro comune perché comunque Cavolonio è un comune vastissimo, quindi con tantissime frazioni, sì. E con tutti i problemi giustamente tecnici che ci sono giorno dopo giorno. Cerchiamo di essere presenti, di coprire tutto il territorio, quest'estate siamo stati molto impegnati anche con le problematiche degli incendi perché purtroppo la nostra zona è molto soggetta e quindi notte e giorno siamo stati a disposizione. Ovviamente facciamo grandissima formazione proprio per fare queste tipologie di interventi, abbiamo ragazzi che sono proprio specializzati in questa tipologia di interventi perché hanno fatto dei corsi antincendio molto particolari, abbiamo fatto anche in collaborazione con Vigili del Fuoco degli stage, degli aggiornamenti continui, li facciamo sempre a Lamezia grazie sempre al supporto della Regione Calabria. Cioè. E niente, quindi ci mettiamo a disposizione appunto delle persone. Interveniamo spesso anche purtroppo per questioni di frane, alluvioni, perché anche qui il territorio purtroppo si presta a queste situazioni e quindi niente, interveniamo in tutti i momenti necessari, siamo a supporto quindi del sindaco. Perfetto. Di tutto il ci sono più gruppi in tutta quanta la regione, qual certo. È il raccordo, il rapporto, la relazione? Ma la cosa bella di quando si organizza, ecco, spesso vengono organizzati raduni, incontri, la cosa più bella è proprio questa, il potersi mettere in relazione con tutti questi gruppi, anche perché ogni gruppo tende ad avere delle specialità, no? In cui quindi ci specializza, ecco, sugli incendi, sull'intervento in caso di frane, certo. Utilizzando dei mezzi particolari, perché poi ci sono dei mezzi da poter utilizzare in caso di necessità, e la cosa più bella è proprio questo, raccordarsi, cercare di collaborare, chiedere aiuto, del sostegno, oppure anche dei consigli, questa è una cosa molto importante. Bello perché abbiamo conosciuto e conosciamo persone in tutta la regione. La regione non solo, è soggetta a mille rischi,
lo dicevi poc'anzi, sì, però non è mai stata tanto pronta, è un mio pensiero che vorrei manifestare e capire un po' se ha ragione o ha poca ragione. Non è mai stato tanto pronta a intervenire in caso di determinate calamità, vabbè, in genere alle calamità. Non si è mai stati organizzati tanto bene come in quest'ultimo periodo? Sì, diciamo che in questo caso prendo anzi spunto e ringraziamento al nostro dirigente, che è comunque una persona molto attenta a quello che è la protezione civile, ci tiene in una maniera particolare, questo si palesa ovunque, anche quando noi siamo con lui. Lui poi tra l'altro è con noi, con il volontariato, si spende veramente tantissimo, notte e giorno. Abbiamo fatto diversi interventi con la sua presenza, ho collaborato con lui ed è stato, ho imparato anche tanto, ho visto anche la sua prontezza, la voglia di buttarsi, di capire quello che va fatto, e va fatto in maniera tempestiva, perché i soccorsi devono arrivare in maniera tempestiva. Si chiama Carlo Tanzi, questo capo della protezione. E soprattutto la macchina organizzativa deve funzionare, vuol dire che tutto deve essere ben organizzato e preparato a monte. Quindi, ma forse eccessivamente per questo non è tanto ben visto questo Carlo Tanzi? Ma da noi volontari sì, nel senso dalla noi, base senz'altro, da sì, noi apprezziamo tantissimo il suo lavoro, anzi. Però è oggetto di critica sovente, come mai? Ma si esagera, non lo so, è una persona che vuole fare le cose per bene, ci tiene a che funzioni. E in Calabria non si vuole fare la cosa per bene? Penso di sì, lui ci tenga che funzioni tutta la macchina organizzativa, che si funzioni il sistema della protezione civile, ed è bello anche per noi volontari, perché comunque le associazioni hanno avuto... E poi gli attriti che ha sono sempre all'interno della stessa regione Calabria. Può essere questo... Questo diffondiamo, questo divulghiamo noi nei nostri giornali, no? Queste notizie diffondiamo, no? Gli attriti sono poi all'interno stesso dell'apparato burocratico della regione. Perché vuole che le cose vengano portate avanti in maniera corretta, e anche perché la protezione civile non è un gioco, non è uno scherzo. Si gioca con le vite umane. Esatto, certo. Si tratta di tenerci, quindi ecco, giocare con le vite umane sarebbe una cosa un pochino particolare. Quindi no, perché sai, uno pensa a funzionari barbosi, stanchi, che vogliono far poco e quindi magari cozza con questo sistema, con questa maniera di agire, di operare, lavorare. Io penso che faccia bene, perché comunque le cose devono essere fatte in maniera corretta, devono essere portate avanti con certi criteri, e penso che faccia bene il suo operato, quindi io sono contenta di questa dirigenza. Andiamo subito al nocciolo della questione. Quando succede qualcosa, accade, adesso qui scongiuri non scongiuri, però dobbiamo ipotizzare, figurare un po' quello che possa capitare, che può capitare, e qual è il tipo di lavoro subito, l'immediato intervento della protezione civile. Un terremoto. Sì, no, diciamo innanzitutto da sfatare. Voi dovete aspettare la chiamata di questo o quell'altro, di una persona particolare, o potete subito intervenire? No, vabbè, ora vediamo un attimino. No, l'unica cosa che volevo sfatare è un discorso di un mito un po' particolare, il fatto del terremoto. Ecco, hai accennato anche tu stesso per quanto riguarda gli scongiuri. Non è una questione di scongiuri, bisogna essere preparati precedentemente. No, precedentemente, perché il problema sta proprio nell'opera dell'uomo, che vengono fatte dall'uomo, perché il terremoto non è... È vero che è un evento catastrofico e distruttivo, ma diventa distruttivo laddove le case o comunque le infrastrutture non sono state create seguendo le normative previste dalla legge, quindi che siano antisismiche, perché in posti quali il Giappone, dove le strutture e comunque gli edifici, i palazzi vengono realizzati seguendo alcune tipologie di standard, no? In quel caso è difficile che cadano degli edifici, questi edifici rimangono in piedi, quindi il terremoto non miete vittime come succede qui da noi a fare milioni e milioni di vittime. Ricordiamo il terremoto che c'è stato a Reggio Calabria e Messina, che ha fatto migliaia di morti. E quindi è tutta una questione di cultura, quindi al momento in cui si diffonde la cultura di protezione civile, cioè vuol dire andare a prevenire quello che può essere un evento catastrofico, allora là abbiamo fatto una buona attività di protezione civile. Dato che è difficile adesso così in un batter d'occhio edificare, dare una nuova urbanistica a questi nostri piccoli borghi, ecco, ripeto, dovesse verificarsi un evento calamitoso, un terremoto, nel caso in cui voi si verifica quando qualcosa, vi muovete e in che maniera? È normale, ovviamente riceviamo un sacco di telefonate direttamente dai cittadini. Quello che noi facciamo immediatamente è di allertare il sindaco del territorio per comunicare quello che è, anche perché il sindaco ricopre la prima attività, il primo ruolo, il primo è il capo della protezione civile, esatto, sul territorio. Dopodiché, quindi prima si chiama il capo? Sì, ovviamente, sicuramente.
assolutamente, anche perché il sindaco ha necessità di essere informato di questo, anche perché ha la necessità poi di dare, fare l'apertura. Anche perché gli ordini li dà lui poi, no? Esatto, perché deve organizzare tutta la macchina organizzativa, appunto. Quindi farà l'apertura di un COC, di un centro operativo comunale, e quindi attivare quello che è un piano di protezione civile. Che c'è già. I piani vengono redatti dai comuni, e questi piani di protezione civile è giusto che vengano messi a disposizione delle persone, dei cittadini. E poi la cittadinanza che non sappia, non venga sufficientemente informata. Dopodiché, su questo bisogna fare opera di informazione. Sì, ma infatti noi adesso poi ti spiegherò, noi facciamo questo tipo di attività anche. E successivamente noi ovviamente perché informiamo, voi sapete, il cittadino anche, non sa. Informiamo anche la nostra sala operativa in modo da allertare tutte le istituzioni sul territorio che naturalmente si devono attivare per intervenire e quindi fronteggiare l'emergenza. L'attività, quella che ti dicevo prima, appunto, quella di diffusione della cultura di protezione civile e quindi quella della prevenzione, è un'attività che è buono, viene svolta dai volontari, almeno il nostro gruppo lo svolge costantemente sul territorio, cerchiamo di farlo nelle scuole, perché comunque raggiungere i ragazzi già anche dalla tenera età, quindi magari con moduli formativi molto più vicini a loro, no? In base a quello che è la loro età, noi riusciamo a trasferire queste piccole nozioni che poi vengono comunque portate a casa dai ragazzi. Là dove paradossalmente è più alto il rischio sismico. Esatto, anche perché i ragazzi imparano le tecniche, facciamo le prove di evacuazione a scuola, e quindi i ragazzi sono già preorganizzati, perché è un evento, una cosa che noi già facciamo, i ragazzi la replicano poi, perché comunque la ricordano. Sì. Abbiamo fatto anche dei corsi sempre a scuola per quanto riguarda... Ma il MIUR li obbliga pure a fare queste Ma noi facciamo anche altre, tipo ad esempio per quanto riguarda il primo soccorso sanitario, perché magari si sente male un ragazzino a scuola, un altro ragazzino lo vede, riesce a dare l'allarme immediatamente, abbiamo fatto queste prove, abbiamo fatto fare delle prove come si fanno le rianimazioni, il primo intervento che si ha in caso di un attacco cardiaco, e io è successa una cosa carina, i genitori, però stiamo collaborando anche con altri istituti e la cosa carina è tipo tanti genitori mi fermano e dice oggi mio figlio mi ha detto come si fanno, mi ha spiegato tutta la tecnica, quello che hanno imparato a casa, ho visto i genitori raccontarmi, quindi pensavo che volesse baciare invece la spiegazione, mi piaceva vedere. I ragazzini comunque assorbono molto facilmente queste nozioni, è una cosa molto molto bella, infatti noi collaboriamo con tanti istituti e abbiamo fatto anche in primavera, ci siete stati anche voi mi ricordo, abbiamo fatto a Placanica con l'istituto comprensivo di Riace, Signano, Monasterace, abbiamo fatto anche una in collaborazione con i Vigili del Fuoco. Noi siamo stati in tanti posti, adesso vorrei che focalizzassimo alcuni raduni, no, per capire un po' come vengono organizzati, a chi ci si rivolge e cosa lasciano. Per esempio siamo stati dal 17 al 21 a Caolonia in questo campo scuola. Vogliamo andare a vedere le immagini, il servizio che abbiamo realizzato e poi ne parliamo? Sì? Okay, va servizio bene. Sul campo scuola estivo. Al via la terza edizione del campo scuola della protezione civile a Caolonia. Il progetto, denominato Anch'io sono la protezione civile, vedrà impegnati per 5 giorni 30 ragazzi, i quali vivranno una vera e propria vita da campo, imparando, ha sottolineato Antonella Ierace, presidente della protezione civile di Caolonia, le diverse tecniche usate per il superamento di svariate emergenze. Siamo al terzo campo scuola della protezione civile, che viene effettuato in collaborazione con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, denominato Anch'io sono la Protezione Civile, un campo che durerà 5 giorni sul territorio caoloniese, dove trasferiremo ai 30 ragazzi ospiti tutte quello che sono le attività di protezione civile, tutto quello che viene attuato durante un'emergenza, quindi dalla fase pre-emergenza a quella del superamento dell'emergenza stessa. E verranno effettuati un sacco di attività sia a livello teorico che pratico, insieme in collaborazione con tantissime strutture quali carabinieri, polizia, finanza, capitaneria di porto e quant'altro, distribuite lungo tutta la settimana. È un qualcosa di veramente straordinario, escono dei ragazzi formati e pronti ad avventurarsi in qualunque tipo di emergenza. Siamo soddisfatti anche perché questa è una manifestazione che sta crescendo tantissimo. I ragazzi, purtroppo essendo al limite, con un limite chiuso, abbiamo dovuto
dare poca possibilità. L'anno prossimo ad altri ragazzi daremo possibilità di poter vivere questa magnifica esperienza. Ringraziamo comunque anche il territorio comunale che ci ha dato a disposizione la villa per poter ospitare questo campo scuola, sicuramente anche la protezione civile regionale che ci ha supportato in tutto, fornendoci quello che è il necessario, dalla cucina mobile dove i ragazzi potranno fare i loro pranzi, quindi preparare pranzi, cene, spuntini vari, e le tende perché abbiamo allestito questo campo, e tutto quello che è l'attrezzatura in sé. E sicuramente un grazie particolare a tutti i volontari che si sono spesi e si impegnano per diffondere quello che è la cultura della protezione civile. Grande soddisfazione espressa anche da parte del sindaco di Caulonia, Caterina Belcastro, che ha sottolineato l'importanza per i ragazzi di formarsi in attività didattiche teorico-pratiche a fianco della protezione civile e delle strutture cooperanti con essa. Oggi parte il campo scuola della protezione civile di Caulonia ed è una bella opportunità per i tanti ragazzi che si sono iscritti a partecipare a questa iniziativa, perché sappiamo benissimo che la Calabria, ma l'Italia in generale, è una terra fragile, soggetta a terremoti, a frane, a eventi meteorologici avversi, ed è importante far sì che tutti i ragazzi di età compresa tra i 10 e i 15 anni conoscano bene quelle che sono le fragilità e le criticità della nostra terra. Un ringraziamento ovviamente va alla Protezione Civile di Caulonia, ai tanti volontari che danno una mano con passione, con amore, con grande dedizione, e quindi a loro auguro veramente che sia una settimana proficua, intensa, positiva, e quindi buon lavoro a tutti loro. Mettiamo poi. Rieccoci in studio, no? Stavo commentando quello che abbiamo visto, perché poi questi servizi a cosa servono? A darci carburante, ad alimentare un po' le argomentazioni, tra le tante, quelle poche che possiamo sviluppare con Antonella Ierace, ne approfitto per chi si fosse posto solo da poco alla visione di questo 60 News. Ho visto un esercito di ragazzini. Sì, questa è la cosa che solo, ci riempie so che la cosa di gioia. Vi ha dato assist per fare anche il gruppo junior. Sì, esatto, è una cosa bellissima, perché è da diversi anni che facciamo questo campo scuola, che poi tra l'altro è previsto dal Dipartimento Nazionale, quindi è un progetto del Dipartimento Nazionale a cui noi abbiamo aderito e aderiamo sempre, proprio perché ci dà la possibilità di, appunto, come abbiamo visto nel servizio, di dare tutte le nozioni necessarie, di trasferirle quindi ai ragazzi del paese o comunque del comprensorio. Cerchiamo ogni anno di far variegare i ragazzi, quindi di diversificarli in modo da dare più possibilità di diffusione della cultura di protezione civile a più persone possibili, anche perché poi, come dicevo prima, lo trasferiscono tutte queste cose, queste nozioni vengono trasferite anche a casa. La cosa bella è che abbiamo visto un attaccamento particolare di molti dei ragazzi, abbiamo quindi dato la possibilità di avvicinarsi di più a noi, certo, e quindi avere le stesse identiche possibilità che abbiamo noi, anche perché loro possono essere i veri grandi volontari del futuro. Magari avessi avuto io questa possibilità quando ero più ragazzina, e abbiamo creato quindi, insieme parlando con gli altri volontari, abbiamo dato vita al gruppo junior. Torniamo al discorso, esatto, che questi rischi in Calabria li abbiamo sempre avuti, esatto, però l'organizzazione quindi più volontari che abbiamo adesso, meglio è a questo punto. E a questo punto perché non parliamo di questo argomento, perché piuttosto che tornarci, più volontari abbiamo meglio è. Sì, è vero. E perché non lanciamo adesso l'appello? Magari lo rilanciamo più tardi, perché mai abbastanza è. C'è bisogno di volontari, mai abbastanza. Esatto, esatto. Noi siamo tanti, perché siamo oltre 40 volontari, però ci sono gruppi, io conosco gruppi al nord dove sono tantissimi, oltre 100, 200 persone, certo, anche perché nel momento in cui capitano delle catastrofi di personale ce n'è più necessario siamo, abbastanza. Più siamo meglio è, certo. Noi abbiamo avuto tante volte, la Regione Calabria ha collaborato, quindi gruppi di volontariato sono partiti, sono andati in caso di terremoti al nord o comunque su, e lì ci sono turnazioni abbastanza pesanti. Comunque bisogna dare supporto e vicinanza a chi si trova in emergenza 24 ore su 24, quindi di volontari ne servono e ne ci servono vogliono tantissimi. Nuove energie, chiaramente. Volontari, sì, ovviamente formati e specializzati, ecco perché dico buono, fortunati questi volontari junior che hanno la possibilità, venendo con noi, di formarsi e di formarsi in tenera età, quindi vuol dire loro sono in questa fase diciamo evolutiva, quindi sono una spugna, assorbono di tutto. Il servizio è durato 2-3 minuti, non so quanto, insomma, stretta sintesi, sì, però cosa si fa
in 5 giorni? In 5 giorni abbiamo fatto tanto anche perché insistono comunque delle collaborazioni con tutte le strutture che collaborano con la protezione civile, quindi abbiamo fatto collaborazioni con carabinieri, con i carabinieri forestali, visto che c'è stata questa divisione, abbiamo fatto esperienze quindi con la Guardia di Finanza, abbiamo parlato con Croce Rossa, quindi con il sanitario, con i componenti del 118 e insomma abbiamo toccato tutto quello che serve anche per quanto riguarda il discorso delle capitanerie di porto, quindi la sicurezza in mare, insomma un po' di tutti gli interventi, anche perché come protezione civile abbiamo visto questa problematica anche con gli sbarchi, abbiamo sempre dato supporto e assistenza e il primo aiuto di supporto in stretta collaborazione con i volontari anche della Croce Rossa, diamo quello che sono le piccole necessità dei primi giorni, quindi della parte emergenziale, affinché poi ovviamente ogni singola struttura qui ci sono parecchi momenti ludici ma anche di formazione, come si fa una tenda, faccio un po' di esempi. Tantissime ragazze hanno avuto la possibilità di parlare oltre che del discorso della legalità, quindi imparare delle nozioni fondamentali, quindi sviluppare molti rapporti sociali, perché queste cose danno la possibilità di sviluppare questo, è importante riuscire a relazionarsi, ma la cosa bella è che hanno avuto la possibilità di vedere come si atteggiano anche le unità cinofile, ad esempio abbiamo avuto la polizia che ci ha omaggiato e sono venuti con l'unità cinofile, hanno fatto vedere come si fanno determinati interventi, la ricerca di persone disperse, insomma i ragazzi li ho visti molto ma molto presi da queste cose, hanno fatto interventi appunto di sanitari, questo campo lo fate ogni anno? Sì, d'estate. Noi ogni anno facciamo questo, i ragazzi sono più liberi. Questo campo, esatto, ed è una cosa molto bella, anche perché all'interno del campo noi gli vietiamo l'utilizzo dei cellulari, li facciamo utilizzare solo la sera, perché ormai ultimamente questi cellulari sono una cosa incredibile, i ragazzi si sono distaccati un po' da quello che erano la socialità, esatto, invece lì durante il giorno sono presi da queste attività, poi la cosa bella è che si organizzano, questa è la cosa ancora più bella, il fatto che quando c'è un'emergenza lì si va a riproporre quello che accade, ad esempio in caso di un terremoto non è che i ragazzini rimangono nelle case loro, giustamente devono essere sfollati e quindi vengono sistemati in questi campi, loro vengono riprodotti in queste tende, quindi si imparano a dormire, imparano a fare le turnazioni perché all'interno del campo bisogna lavare i bagni, pulire, sistemare, tenere pulito tutte le aree comuni, bisogna cucinare, bisogna distribuire il cibo, insomma tutti quanti imparano a collaborare, non a caso imparano a fare i letti perché magari ci sono le mamme a casa che non ce le fanno fare queste cose e invece loro imparano a fare tutte queste attività, quindi è una cosa bella dei piccoli soldatini, servizio militare, esatto, in caso di una necessità di un'emergenza sono sicura che i ragazzi che hanno fatto questa esperienza si troveranno e comunque meglio affronteranno di qualche loro coetaneo che non li ha fatti questi corsi, esatto, assolutamente sì. Abbiamo visto tante forze presenti anche in questo campo estivo, ma voi in tutte le vostre attività lavorate in sinergia con altri corpi, le relazioni che ci sono? No, abbiamo con relazioni e in maniera particolare con che cosa? Noi collaboriamo di norma con tutti, anche perché se c'è necessità di aiuto, chiunque carabinieri, ci chiede aiuto, polizia, Guardia di Finanza, Croce Rossa abbiamo visto. Sì. Chi ci chiede aiuto e ha necessità di supporto in caso di un'emergenza, noi i volontari sono a completa disposizione, proprio perché bisogna dare il massimo dell'aiuto e di supporto, ovviamente seguendo quello che sono gli schemi previsti, naturalmente, proprio per far sì che tutto funzioni perfettamente. Ma per conoscersi meglio, ecco, questi campi scuola magari vengono utilizzati a tal proposito, per capire un po' come opera l'uno, come opera l'altro. Sì. Nei campi riusciamo a collaborare tantissimo, riusciamo oltre che conoscersi, ma riusciamo a capire qual è il limite di intervento, esatto, fin dove potete arrivare, dove poi compete ad altri. Certo, noi cerchiamo di essere, ovviamente siamo sempre a disposizione e quando c'è un intervento noi seguiamo quello che è la prassi normale, quando veniamo richiesti come intervento noi ci adoperiamo al massimo, nel massimo della sicurezza ovviamente. Il rapporto con la direzione centrale qual è? Nei periodi, nel tempo qual è? No, sempre buona, anche perché noi... Cioè non mi fate gli auguri soltanto a Natale, a Pasqua, queste cose, ma insomma... No, vabbè, noi ci teniamo in costante comunicazione. Io parlo della nuova protezione civile, perché poi insomma quella vecchia ho i miei dubbi. No, noi manteniamo... Che ci fossero tutti questi contatti magari anche quotidiani. Costanti rapporti, anche perché purtroppo siamo continuamente in emergenza. E dovete attingere a qualcosa, avete bisogno di mezzi, di materiali. Esatto, sì, la Regione Calabria comunque
comunque fornisce, dà la possibilità ai volontari di avere delle attrezzature anche sul posto. Oggi sì? Sì, sì, questo, di avere delle attrezzature sul posto che servono per poter fare degli interventi importanti. Ad esempio, spesso i volontari vengono dati in caso di alluvioni, sai, quando devono essere svuotati i magazzini o quant'altro, vengono fornite delle pompe idrovore che ci dà la regione. Anche quello, vede, nei corsi di formazione. Cioè, la dotazione minima qual è? Quale deve essere? Ma tutte le associazioni partono con un minimo, cercano di organizzarsi, poi ovvio in base alla zona in cui ci si trova c'è necessità maggiormente di una tipologia di mezzi rispetto ad altri. Qui si ha bisogno di tutto perché siamo a metà, schiacciati da montagna e mare. Abbiamo bisogno di tutto per quanto riguarda l'antincendio, per quanto riguarda le idrovole per le alluvioni, attrezzature varie, ecco, quando abbiamo avuto sbarchi, cosa, ecco, la cucina mobile è un ottimo elemento perché serve per fornire pasti caldi immediatamente posto, quindi evitiamo tante trafile e problematiche, quindi riusciamo a fare questi interventi molto più rapidi, perché grazie alle attrezzature, perché la manovolanza c'è, ci sono tanti ragazzi, avendo poi anche le attrezzature riusciamo a dare una risposta più immediata e completa. Però io insisto, giro e rigiro, vado sempre insomma lì a trovare, a provocare sotto questo aspetto. Siamo nel 2018 e siamo appena al secondo raduno regionale, appena al secondo raduno. Allora ci fermiamo, vediamo il servizio su questo secondo raduno regionale e poi parliamo del raduno e di quant'altro. Oggi qui è una bellissima giornata, un momento di confronto, di dibattito, sono stati giorni di formazione, di esercitazioni, è quello che a noi piace fare, prepararci, incontrarci, condividere esperienze, parlare del futuro ed essere pronti, speriamo mai a dover intervenire in modo efficace in caso di emergenza. Senta, lei sicuramente conoscerà i territori di tutta la nazione, quella nostra calabrese, come ribadisce spesso il capo regionale Tansi, è un territorio molto difficile, impervio. Qual è il valore aggiunto che deve avere un volontario della Protezione Civile calabrese? Beh, il fatto di conoscere il territorio, di conoscere quelli che possono essere i rischi e quindi essere pronto a intervenire, soprattutto per fare attività di prevenzione e informazione alla popolazione. Noi puntiamo molto sull'esempio che i nostri volontari possono dare per tutto il resto dei cittadini. Senti, i sindaci calabresi chiedono la revisione del sistema di allerta meteo, lei che cosa ne pensa? Non lo chiedono i sindaci calabresi, lo voglio e lo vogliamo come sistema di protezione civile. Il primo obiettivo che ho indicato al presidente Conte il 13 di giugno, quando ho inviato un documento al Presidente su quelle che dovevano essere le linee programmatiche dell'azione del Dipartimento della Protezione Civile, del Servizio Nazionale di Protezione Civile, al primo posto vi è una piattaforma nazionale di allertamento, proprio per venire incontro a quelle che sono le esigenze dei cittadini in primis e anche dei sindaci che oggi hanno la responsabilità diretta di informare i cittadini. La Calabria e le sue iniziative sono dei modelli esportabili all'intera nazione, secondo lei? La Calabria ha dei modelli organizzativi molto efficaci e molto validi. Ovviamente il modello calabrese viene confrontato, viene discusso, viene condiviso con il resto del territorio nazionale. Nel nostro paese, come sapete, la protezione civile è una materia concorrente, quindi la competenza primaria è delle regioni e ogni regione ha la sua peculiarità. Qui lo diciamo tutti che il collega Tansi sta facendo un ottimo lavoro. E devo dire che questo ci onora e ci fa piacere, anche perché, come sapete, questo territorio è esposto a rischi molto impegnativi. Lei ritorna in Calabria 20 giorni dopo la tragedia delle Gole del Raganello. Quale messaggio vuole lanciare a questa terra che vive una serie di problematiche, di fragilità strutturali? Allora, innanzitutto un messaggio ai cittadini: conoscere i rischi e quindi cercare di evitare l'esposizione ai rischi quando ci sono, diciamo, possibili ipotesi di eventi estremi, da un lato. Dall'altro organizzarsi, come sta facendo ovviamente la regione, stanno facendo i volontari, ma tutta la macchina dei soccorsi a livello regionale e a livello nazionale che sono presenti qui in Calabria. Nei prossimi giorni faremo un incontro specifico di merito, perché appunto i sindaci costituiscono la sentinella delle istituzioni di avamposto. I comuni sono appunto quelli che operano nella trincea delle
istituzioni, si tratta di sentirli, di raccordare anche attraverso le loro osservazioni il sistema dell'allerta, della protezione civile, ma appunto è stata una discussione normale, come appunto è giusto che sia in situazioni tragiche come quella di Civita. È stata una vicenda drammatica alla quale bisognerà trarne insegnamento, e appunto i sindaci, che non sono i responsabili di tragedie di questa portata, i sindaci esprimono comprensibilmente le loro preoccupazioni. Bisogna tenere conto delle osservazioni che avanzano per meglio organizzare il sistema e meglio rispondere a situazioni appunto di emergenza come quella che si è determinata a Civica il 20 di agosto scorso. È stata una vicenda appunto straordinaria ed eccezionale nella eccezionalità degli eventi appunto calamitosi. Purtroppo hanno perso la vita 10 persone, a cui va il nostro pensiero ed omaggio, perché appunto di questo si tratta, di persone che hanno lasciato affetti, famiglia, per una giornata di gioia che si è trasformata in una tragedia. Si pone un problema in primo luogo anche di carattere nazionale, di regole per quanto riguarda le attività escursionistiche. D'altronde situazioni di questo tipo si verificano per situazioni diverse, ma analogamente anche nelle Alpi e in altre realtà. Sono centinaia i morti che ogni anno vengono appunto disseminati su quella parte del territorio. Ho posto al ministro, quando è venuto qui, al ministro Costa, l'esigenza di porre mano ad una legislazione che regoli appunto le attività escursionistiche, che sono in crescita e costituiscono anche un fattore di sviluppo dei territori che sono interessati appunto all'escursionismo. Secondo l'Uno regionale, ma in quanti eravate? Eravamo tantissimi, eravamo oltre 1000 volontari, una cosa davvero bella anche da vedere, oltre al fatto di aver avuto la possibilità di stringere amicizia con tantissime persone nuove. Ci siamo visti uniti insieme a realizzare questo campo, perché il campo che avete visto nelle immagini comunque è stato realizzato interamente dai volontari. E posso sottolineare anche che c'è stato qualche uno dei grandi che ci ha dato anche una mano, si è messa con noi, quindi e ho notato la cosa bella di essere una grande famiglia, non c'è tanta differenza. Cosa avete fatto? Abbiamo realizzato il campo, quindi sono state montate le tende, e ovviamente magari ci sono associazioni che sono un pochino più addentrate. Abbiamo i nostri tre angeli custodi, sì, ce li ho lì che mi sempre guarda. Vigili. E niente, quindi ci sono dei ragazzi che hanno anche insegnato ai nuovi, perché c'erano anche tanti nuovi gruppi, hanno insegnato ai nuovi, ecco, come si fa il montaggio di un campo, come viene gestito, quindi la gestione dei bagni, del servizio mensa, insomma era tutto gestito nei minimi particolari, anche quello che è l'attività di segreteria, perché all'interno di un campo molto importante anche l'attività di segreteria, quindi riuscire a gestire, sì, e inquadrare tutto, le radiocomunicazioni in emergenza, insomma tutto quello che ruota intorno al... Ma sto capo nazionale Borrelli, che dice insomma gli piace sta Calabria, gli piace come lavorate, poi lontano dalle telecamere com'è? No, è una persona umilissima, è sincero, bella, che una dice bella persona, veramente si vede camere, che ci tiene tantissimo. Dice perché noi una certificazione ce l'avremmo, no? Perché lui ha scelto Reggio Calabria lo scorso anno per io non rischio. Esatto. Tra le tante tappe, tra le tante sedi nazionali, scelse Reggio Calabria lo scorso anno. Esatto, questa è un'altra campagna nazionale che viene prevista appunto dal Dipartimento, si chiama Io non rischio, che noi tra l'altro replicheremo a Caulonia ad ottobre. Perché è un fatto sensazionale, unico. Esatto, dove si parla appunto della prevenzione dei vari rischi, quindi del rischio sismico, quindi del terremoto, poi del maremoto e delle alluvioni. Avete già organizzato tutto? Ci stiamo organizzando. Quante cose mi può dire? Quante cose mi può già anticipare? Possiamo anticipare che ci sarà diciamo qualcosa di storico che va a ritroso, quindi far vedere quello che sono stati gli eventi che hanno caratterizzato la nostra regione, e magari anche nello specifico il comune in cui noi facciamo questa di prevenzione, manderemo dei video, dei filmati. Ora ci stiamo organizzando con
con i ragazzi per vedere come promuovere al meglio questa campagna, certo, ovviamente certo, seguendo tutte le direttive previste dal Dipartimento Nazionale. Tra l'altro noi adesso fine mese faremo un refresh, quindi una formazione con i volontari che faranno i comunicatori e comunicheranno con la cittadinanza questo. Lasceremo ovviamente tantissimi Deplian o quant'altro che daranno la possibilità di informarsi e avere quindi un vademecum di tutte le, di quelle che sono le piccole attività da fare, piccoli accorgimenti in caso di eventi catastrofici. Già che siamo in argomenti, sul futuro questo, c'è altro che vogliamo già, sì, già dire? Diciamo che diciamo breve sempre termine, che dobbiamo stare fermi, ma non, almeno io ferma non riesco a stare mai, tutti mi dicono ma come fai, però mi piace anche perché mi piace spendermi, mi piace dare una mano, anche perché so che questo territorio ne ha veramente tanto 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 bisogno, e quindi siamo lì a creare, stiamo cercando di realizzare alcune situazioni, stiamo collaborando. Con queste attività si trovano nuovi volontari. Esatto, esatto, anche perché il volontario, perché se si sta fermi non si fa nulla, non esatto, si sa chi, poi chi è, chi diventa apatica quasi la cosa. Dice, vado a fare, noi invece li facciamo stancare, noi li facciamo stancare. Stiamo creando, vorremmo creare un campo per le esercitazioni e tenerlo qua a disposizione, quindi fare anche collaborazioni continue con altre associazioni, quindi fare questi interscambi. Noi abbiamo fatto già uno scambio di questi, una collaborazione ad esempio con il Soccorso Alpino Speleologico per fare la ricerca di persone, perché non nascondo che negli anni passati ci è capitato, c'è gente che è andata ad esempio a Funghio e altri sono perse delle persone e noi siamo stati contattati per dare una mano. Anche quello, anche la ricerca di persone disperse ha dietro di sé comunque tutte delle tecniche particolari, quindi bisogna coordinarsi nelle ricerche, nei soccorsi per poter dare al meglio il servizio. Ecco perché vogliamo fare questo, abbiamo in progetto di realizzare questo. Se qualcuno a casa in questo momento, insomma, abbiamo fulminato, no? Abbia l'idea, insomma, di iscriversi, di avvicinarsi alla protezione civile, certo, voi avete un recapito, una sede, qualcosa? Certo, certo, ci possono contattare senza problemi. Ovviamente voi, che faccio? No, si possono anche rivolgere a voi, non è un problema, no, sì, però si possono, si possono rivolgere a noi, abbiamo sia la pagina Facebook, ci conoscono personalmente, insomma, si possono rivolgere a noi, noi siamo disponibili e pronti ad accoglierlo in questa grande famiglia, perché anche al di là di tutto, no? Diciamolo, diciamo, chiunque può fare certo, certo, il volontariato. Si presenta un nonnino? Pure lui, perché ci sono tante persone grandi che sono veramente, ci danno veramente grande supporto, abbiamo bisogno di tutti all'interno della protezione civile. Qualsiasi età quindi? Esatto, dai più piccolini ai più grandi, perché c'è spazio per tutti e non ci sia, penso che non ci sia cosa più bella della collaborazione, anche perché si imparano quelle cose a collaborare, stare insieme, che poi servono comunque nella vita di tutti i giorni. 10 anni di storia, chissà quante cose avrà da raccontarmi, ma su due piedi adesso, cosa le viene subito in mente, Presidente, un aneddoto, una storiella, un fatto, un accadimento, un episodio, ma un soccorso, le cose, sì, mi rendo conto adesso in maniera istantanea, sì, perché difficile, ce ne sono tantissime, non è appunto, mi rendo una conto, cosa, però tante volte cosa le viene per prima in mente? È capitato il fatto di anche durante qualche sbarco riuscire a dare un piccolo sollievo a dei bambini che si trovavano veramente in situazioni, una cosa che ha praticamente gratificato, ha emozionato, è il fatto di questi abbracci di questi ragazzini che poi quando vengono trasferiti, poi i primi giorni dove diamo il primo sollievo, vengono trasferiti ovviamente nelle sedi opportune per poter proseguire il loro cammino. Ecco, questi abbracci, queste cose di non volersi lasciare o comunque mantenere dei contatti anche a livello Facebook, certo, certo, vuol dire che si instaura un feeling, è un certo rapporto veramente bello, perché sembra di stare a scuola, dalla storia alla geografia il passo è breve, sì, no? Abbiamo 10 anni di storia, la geografia, perché noi siamo partiti anche come servizi, siamo stati abbastanza ordinati anche in quel senso, dal campo scuola locale, poi siamo andati al raduno regionale, adesso andiamo ai raduni internazionali, bruciamo le tappe, perché esistono anche questi, sì, e in Calabria, la Calabria è stata protagonista perché a Torre di Ruggero qualche tempo fa c'è stato questo raduno internazionale. Prima di vedere questo tipo di rapporti, andiamo a vederci il servizio che abbiamo usato per il nostro TG. Oggi programma vasto e sostanzioso, in quanto è stata confermata la presenza delle 13 squadre estere più le 27 squadre nazionali che abbiamo sul nostro territorio, ricerca delle persone scomparse in ambiente urbano e montano. La manifestazione si svolgerà e l'esercitazione quindi fino a stasera alle 18. Dopodiché ci sarà un briefing di chiusura, resoconto e una buona
cena per dire grazie a tutti della presenza. Ci sono 12 nazioni straniere che partecipano, tra cui Spagna, Russia ma e altre nazioni, nella speranza che comunque certi fatti non accadano mai, perché quando ci sono la presenza di protezione civile sul territorio vuol dire che cosa è successo. Questa esercitazione serve augurandoci che mai succedano alcuni fatti particolari, però per loro è importante. Sono tutte persone preparate, volontari, che vengono da lontano, anche dall'Italia, che si attivano nel momento in cui in qualche comunità o in qualche territorio si verificano dei fatti particolari nel senso alluvioni, terremoti o altre cose. Allora, ci troviamo oggi a Torre di Ruggero per effettuare la nostra esercitazione annuale internazionale. È un'esercitazione USAR, Urban Search and Rescue, ricerca e soccorso in ambiente urbano. Sono 12 nazioni con 15 squadre, insieme ai nostri amici del CISOM della Calabria e Sud Italia. Che cosa stiamo facendo? Stiamo simulando in 12 ore, in alcuni eventi, la ricerca e soccorso di persone in strutture collassate, in zone, diciamo così, in ambienti un po' confinati. In più ci saranno due squadre di sommozzatori e alluvionale che opereranno in alcuni laghetti artificiali dove stiamo simulando un'alluvione in caso di recupero di alcune persone. Durante l'anno facciamo normale attività sanitaria, addestramenti, periodicamente delle esercitazioni come quelle che facciamo adesso. Poi il CISOM si occupa pure dell'assistenza sociosanitaria e nell'aiuto dei bisognosi. In questo momento ci occupiamo del coordinamento del settore sanitario per quanto riguarda questa esercitazione. I volontari sono circa 80, sono venuti da tutta l'Italia meridionale e svolgeremo questa esercitazione nei 3 giorni, rimanendo accampati qui per simulare nel miglior modo possibile quella che potrebbe essere un'emergenza reale. A livello nazionale siamo stati in tutti gli scenari colpiti dal sisma, quindi dall'Emilia Romagna, dall'Abruzzo, dal Lazio, e poi siamo costantemente impegnati nelle operazioni di soccorso e salvataggio sui migranti nella isola di Lampedusa e anche nelle coste calabrese con partenza da Roccella Ionica con i mezzi della Guardia Costiera. Мы спасаем сегодня людей, точнее учимся их спасать, помогаем и обмениваемся опытом между всеми странами участниками ВАЛСАР. По приглашению итальянской команды Эдельвейс большое спасибо всей принимающей стороне. Я думаю, это очень хороший опыт, полезный для всех по обмену лучшими практиками, и я надеюсь, что такие мероприятия будут проходить чаще и не только на территории Италии, но и на территории всех стран-участниц. Отличные впечатления, слаженная командная работа, видно, что готовились люди, видно, что, так скажем, все на высшем уровне организовано. Intanto mi dica meglio sulla sigla USAR, che significa? Eh sì, è la ricerca di persone disperse in ambiente urbano. In ambiente urbano. Esatto, è una specializzazione che si fa. Ci sono i vigili del fuoco che si occupano di questo nello specifico, viene utilizzato in caso di collassamento di alcune strutture in seguito ai terremoti, ad esempio. E lì sono delle tecniche molto particolari, ci sono dei mezzi idonei, la Regione Calabria ne ha in dotazione, c'è un'associazione che sul Veratese si occupa di questo, fa spesso esercitazioni, anzi il nostro gruppo ha partecipato anche a queste esercitazioni, ha fatto un corso e alcuni dei nostri ragazzi si sono specializzati anche in questo tipo di attività, sono state attività abbastanza dura e vi posso assicurare che non è semplice fare quello che fare, quindi è un plauso veramente ai soccorritori che quando accadono queste cose vi posso assicurare che non è per niente semplice, perché si scava ore e ore sotto delle macerie ed è veramente veramente difficoltoso, e quindi un plauso anche a loro. Sicuramente abbiamo parlato la preparazione di USAR, altre specializzazioni?
è più diffusa? Tante volte. Siamo in campo di esempi, di pochi esempi. Sì, le specializzazioni anche sono sull'antincendio, perché il discorso della prevenzione incendi è una cosa importantissima qua da noi. Siamo anche circondate dai parchi, le campagne, quindi sono rischi regionale. Veramente altissimi. E quest'estate già abbiamo avuto tantissimi avvicinamenti del fuoco anche vicino alle case, quindi alle popolazioni, quindi è stato veramente. È vero che sono diminuiti gli incendi, sì. È vero che sono diminuiti gli incendi. Sì, ultimamente quest'anno. Sì. Il fatto di avere. Ma perché c'era poco da bruciare o perché. Dipende. Noi giravamo spesso comunque. Quindi. No, io penso che essere preparati, avere sul territorio comunque una squadra che riesce ad operare e avere un intervento immediato è un qualcosa di straordinario per i territori, soprattutto in termini di prevenzione, oltre che non si arrecano danni alle persone, certo. Alle case, agli animali, soprattutto c'è una qualità di intervento più rapida, quindi sviluppare e mantenere quello che sono dei servizi sui territori è fondamentale, quindi penso che sia giusto abbiamo e corretto ancora, sostenere questo tipo di attività. Abbiamo ancora qualche minuto, vorrei spenderlo nel miglior modo possibile, certo ci sarebbero tante altre cose da dire, però a me la scuola preme, anche perché in settimana è iniziata la scuola, prima abbiamo fatto così un passaggio rapidissimo. I progetti che ci sono riguardanti i giovani studenti, quali sono? Sì, abbiamo in mente sicuramente di puntare molto sul discorso scolastico. E poi mi faccia capire, perché voi avete parlato, lei mi ha parlato prima di noi che andiamo a scuola, ma la scuola quando viene da voi? Sì, vogliamo fare anche questo, proprio per dare l'opportunità ai ragazzi di venire di a visitarci. Mezzi. Esatto. E poi se fate il campo scuola, quello permanente. Ma noi allargheremo anche a tanti, cioè, siamo ancora in una fase embrionale, sì, tutto quello che scuola, noi sì. Vogliamo andare a fare, però vogliamo realizzare appunto un campo di addestramento, vorremmo fare queste collaborazioni con altre associazioni e portare qui quindi sul territorio comunale tutte queste esperienze e far soprattutto divulgare la diffusione appunto della cultura di protezione civile e i primi diretti interessati, quindi destinatari di questa nostra attività saranno sicuramente le scuole. Inviteremo le scuole, faremo partecipare in modo da dare la possibilità a tutti i ragazzini di capire che cos'è la protezione civile e come bisogna comportarsi. Penso che questi siano i primi passi importanti per far crescere una comunità solidamente preparata a quello che sono i rischi che si possono verificare su un territorio. Lei personalmente è impegnata in politica, perché non la voglio mettere in imbarazzo in questa, no, che no, ci siamo occupati di ben altre cose molto molto importanti, sì. Anche perché Veste in questo momento rappresenta, è istituzionalmente sì, impegnata esatto. In questo momento, però, sì. Però sul Ponte Allaro un passaggio lo dobbiamo fare. Sì, il Ponte Quanta Allaro, sofferenza? Tanta, anche perché noi questa vicenda l'abbiamo vissuta dagli inizi, proprio come protezione civile, ricordo benissimo quella avete notte avete subito famosa. Anche tante critiche, ma voi che c'entravate non si è no, capito nulla. Infatti, su questo ecco magari un piccolo passaggio, perché comunque il discorso Ponte Allaro è successo questa notte del 2015, quindi lontanissima, noi subito pronti siamo intervenuti, proprio per evitare danni ulteriori al momento del crollo, siamo stati tutta la notte a vigilare, comunque a stare lì insieme con, è venuto anche il nostro dirigente tra l'altro, siamo stati a disposizione di ANAS che ovviamente si è trovata imprevista a questa evenienza, però poi è stato un crescendo che si è protratto negli anni, a distanza ancora di 3 anni, ahimè conosciamo tutti la situazione purtroppo. Ovviamente la protezione civile si occupa di questi interventi in maniera emergenziale, quindi finito il periodo dell'emergenza ovviamente poi la situazione passa automaticamente alle altre istituzioni che si devono occupare poi della risoluzione del problema. Questo lo dico perché tante volte ho sentito dire la protezione civile ha fallito in questa situazione del ponte. No, la protezione civile si è occupata laddove e fino a quando c'erano le proprie competenze. Certo. Una volta che finiscono le competenze per quanto riguarda dalla protezione civile, ovviamente poi se ne devono occupare prima gli attori principali che devono portare avanti le situazioni, quindi penso che abbiamo occupato proprio una branca di questo nostro 60 News occupandoci appunto di competenze, esatto. Sono molto importanti. Certo.
Va bene, ha aiutato in tutto questo anche pressing attuale, quanto di brutto è accaduto magari anche a Genova, no? Certo, esatto, questo è stato forse è stata la goccia che ha fatto traboccare aiutato, il vaso, sì. Che ha fatto traboccare il vaso, perché ovviamente si è sviluppata poi una certa paura, giustamente, nella popolazione, perché c'è gente che ha paura di attraversarlo. È una cosa che non dobbiamo fare, creare allarmismi, ma quante criticità ci sono in Calabria? Esatto, vabbè, però le criticità molte ci sono. Molte che non conosciamo, molte molto vicine a noi. È vero, questo purtroppo bisogna essere un pochino... Però dobbiamo stare attenti a non creare allarmismi. Esatto, no, gli allarmismi eccessivi non servono. Io penso che bisogna trovare immediatamente le soluzioni ai problemi e non crearne degli altri. Questa è la parte principale. Però questo compete a noi, no? Che facciamo stampa. Esatto. Voi siete lì per altre funzioni. Sì, è vero, noi comunque continuiamo a monitorare costantemente il ponte, non appena ci sono piogge o comunque arrivano le allerte meteo, noi siamo comunque presenti, costantemente monitoriamo in modo da avvertire o avvisare casomai ci siano dei problemi e evitare comunque problemi alla popolazione. Presidente, altra conclusione, se non questa, cioè la migliore è proprio quella di nuovamente appellarci a chi ci segue se vuol fare volontariato. Certo, se noi vuole essere volontario. Aspettiamo tutti, per noi sarebbe bello accogliere e far crescere sempre la nostra famiglia, anche perché di aiuto, credetemi, sul territorio ce n'è davvero bisogno tantissimo. Fate questa esperienza perché è un'esperienza che arricchisce culturalmente, professionalmente, anche quindi a un livello proprio personale. Che dire, vi aspettiamo e noi sul territorio ci siamo sempre per tutti. Grazie al capo della Protezione Civile di Caulonia e grazie a voi che avete prestato la vostra cortese attenzione anche questo pomeriggio. A domani! Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144.